E oggi è di nuovo tempo di fumetto francese. Ciao a tutti, carissimi amanti dei fumetti, in questo caso anche voi, appassionati o meno del bande dessinée, del fumetto franco-belga, siamo qui a parlare di una delle serie facenti parte della collana, in questo caso Avventura, la prima collana Avventura di quelle pubblicate da Gazzetta sulla bande dessinée. Quindi, un po' come ha pubblicato, come vi ho portato, alcune storie western, delle serie western che continueremo ad approfondire, quelle ancora più croccanti devono ancora arrivare. Così, ovviamente, come mio solito, per la collana Avventura, quella diciamo delle storie classiche, mi sono deciso a portarvi Jonathan, questa serie che ho messo da primo perché tendenzialmente, quando le ho scrutate prima di conoscerle approfonditamente al di fuori della fama, guardavo anche un po' gli albi e soprattutto quindi anche i disegni e vedevo quelli che potevano convincermi di più e di meno, e questa sicuramente rispetto alle altre aveva un tratto decisamente più distante rispetto ai miei gusti, anche se devo dire che dopo questi primissimi albi il tratto, se si va verso le cose, si affina parecchio andando verso certe altre storie più avanti, come potete ad esempio vedere qui. Già si è affinato parecchio, rimane ovviamente in un certo stile, ma è tutto un altro guardare rispetto alle prime storie. È una serie, a parte questo, davvero molto particolare, questo Jonathan. Perché? Perché la definirei una serie poetica, la definirei un'avventura, perché avventura questo sia allo stato puro, ma con questo sentimento un po' naif, un po' poetico. Non ci sono infatti questi eroi invincibili in questa serie, così come non ci sono dei nemici senza, diciamo, delle zone di grigio. Questa di Jonathan è più una dimensione poetica, filosofica, il suo, possiamo definirlo come un viaggio intimo, personale e riflessivo, come lo sono poi per certi versi anche questo tono di queste sceneggiature e questa musicalità di questi dialoghi con questi silenzi che raccontano sicuramente molto più di mille parole. Eppure Jonathan è un'opera di grande realismo minimalista, con questa forte anche componente, questa sensibilità sociale e politica. Che questo Tibet raccontato da Kosei in questa serie non è uno stato della mente, è un'entità geografica, politica e umana, che era questa zona occupata già allora, parliamo di primi volumi scritti nel 75, così come insomma a livello geografico politico è ancora parecchio dibattuta ancora oggi. Quindi questa avventura profondamente umanista, possiamo definirla questa di Jonathan un vero e proprio inno all'amicizia. Queste prime avventure sono veri viaggi iniziatici e Jonathan imparerà le asperità del territorio e questa difficile situazione politica di confine. Stabilitosi poi da mesi in Tibet tra i vari villaggi, si dedicherà appunto alla scrittura e alla riflessione per poi venire coinvolto in queste avventure più disparate. Ed è appunto una saga romantica anche molto, perché proprio anche l'inizio comincia con la disperata ricerca di Jonathan, che va appunto in Tibet alla ricerca di un vecchio amore di gioventù. Quindi, partito per questo viaggio alla volta dell'Himalaya, verrà ritrovato, perderà i sensi e scapperà poi quindi da questa clinica in cui era stato ricoverato, dopo che aveva anche perso la memoria, era stato quindi internato perché ricoverato, e quindi scappa per riuscire, cercando anche di sperare di ritrovare la memoria, ritornando un po' sui suoi passi, in questo territorio appunto tra Nepal e Tibet. Per quanto riguarda le storie, una delle più intriganti è la numero 5, Spazio blu tra le nuvole. In questa appunto abbiamo Jonathan che, in missione per conto di un venditore ambulante, si imbatte nell'enigmatico colonnello Westmacott, proprietario di un singolare palazzo tra le cime dell'Himalaya.
E in questo caso, quindi, in questa singolare situazione, l'avventura diventerà poi un thriller decisamente appassionante, perché appunto questo è un personaggio particolare che custodisce delle opere d'arte molto preziose che ovviamente riscuoteranno l'interesse di alcuni personaggi, quindi diventerà appunto un thriller decisamente intrigante. Altra storia tra le più appassionanti è la numero 7, Kate. Kate infatti è una giovane americana, quindi un occidentale, che condividerà con Jonathan un'avventura itinerante, singolare, e con questo rapporto tra di loro romanticamente sospeso tra queste infinite sfumature di sentimenti. Con questa storia, tra l'altro, vincerà nel 1982 il premio come migliore album al Festival di Angoulême, un premietto proprio di nulla. E oltre a questa, proprio anche in questo stesso album, direi che è decisamente affascinante quella successiva, Il segreto del serpente, in cui appunto abbiamo Jonathan che si imbatte in questo suo amico svizzero che non vedeva da almeno 10 anni, questo Casimir. E Casimir, lui scoprirà, è diventato un terapista. Arriverà da Jonathan con questa sua giovane compagna, in cui si vede probabilmente anche una certa distanza estetica e di età un po'. Quindi poi, man mano che andremo avanti nella storia, scopriremo che in realtà lei è stata una sua paziente. Ma cosa succede? Che questa poi verrà rapita da dei guerriglieri locali e Jonathan quindi si lancerà insieme al suo amico per andarla a ricercare e liberarla. Ma questa esperienza che avranno tutti sconvolgerà evidentemente i rapporti tra tutti loro. Quindi anche con questo finale che si farà decisamente originale tra Jonathan, il suo amico, e la stessa ragazza che dopo questa esperienza insomma rielaborerà quello che è stato probabilmente anche il percorso affrontato prima come paziente, poi come relazione con l'amico di Jonathan, e ci sarà probabilmente un epilogo decisamente intrigante. Poi abbiamo ancora un'altra storia, Neil e Sylvester. Diciamo che è una tenera e poetica storia tra Jonathan e questo ragazzino, che comunque anche questo è un epilogo un po' inaspettato e originale, prima di arrivare a quella che io ritengo il dittico, la storia migliore della serie, che inizia con due albi, si divide in due albi, lo zio Howard è tornato e poi Greyshore Island. È il miglior dittico perché, beh, perché torna niente po' di meno che appunto la Kate che abbiamo conosciuto in un'opera precedente, anzi diciamo che questa volta è Jonathan più che Kate che la prenderà, finalmente si distaccherà rispetto a tutto il resto della storia per tornare per la prima e unica forse volta in Occidente, e andrà quindi a raggiungerla negli States. Perché? Perché a quanto pare Kate sta per sposarsi e i suoi genitori convocano Jonathan, probabilmente questi perché sono poco convinti del matrimonio di Kate, e quindi avrebbero convocato Jonathan nella speranza che un ritrovarsi tra di loro possa in qualche modo sconvolgere questi programmi. È quindi una storia decisamente intensa che poi prenderà anche qui in maniera serrata decisamente una piega thriller. Un thriller comunque non privo, anche in questo caso, pregno di sentimenti, proprio per la piega, le storie che prenderà, questa piega che prenderà la storia tra i due, cioè tra Jonathan e Kate. Davvero, secondo me, il pezzo più, forse più riuscito, forse anche per via di quella continuity che si è ricreata, che riesce a rendere molto bene questi sentimenti tra i due, che comunque si rimangono appunto in quello che è stato il loro vissuto, anche in quella regione, no? Nel Nepal, quindi rimane anche questo velo di romanticismo e di diciamo filosofia che hanno condiviso in passato. Poi cosa succede? Poi per 10 anni Cosey smette di scrivere per la serie di Jonathan e ritornerà nel 1997 con questa storia, Colui che guida i fiumi al mare. Ci saranno ancora in queste 5 storie qualche cosa di con delle buone sfumature, tra l'altro una storia molto celebrata, questo
il sapore del Rong Rong, però secondo me certa poesia, tranne in qualche anfratto in cui ancora si vede, forse un po' anche in questa, in Atsuko, però una certa poesia vera e propria, il vero climax lo aveva avuto nella scrittura appunto fino a metà, fine anni 80. Poi con queste negli anni 90 e 2000 non ha, secondo me, avuto lo stesso fascino. Altra questione, proprio quest'anno, nel 2000, o forse nel 2021 l'ha già scritta, e quindi eventualmente chissà se la vedremo in Italia nel 2022, o insomma entro questi anni qui, l'ultimo capitolo, quello che Kosei ha annunciato come ultimo capitolo definitivo di questa serie. Quindi chissà se anche quella, sicuramente sarò interessato a questo punto andarlo a recuperare per capire se avrà una chiosa al pari dei sentimenti che mi ha provocato questa serie. Perché è questo sostanzialmente, è una serie che io un po' per il tratto iniziale, poi migliorato, comunque anche in generale, rimanendo più distante rispetto ad altri, rispetto ad altre grafiche francesi, mi ha saputo comunque stupire. Anche questo romanticismo che magari nei primissimi albi stenta un po' ad ingranare, più che romanticismo, queste atmosfere nell'Himalaya, questo misticismo, questa ricerca di se stesso, del personaggio in queste zone che appunto dall'Occidente viene quasi appunto a viaggiare. E sappiamo che tutto ciò, Jonathan è un po', non dico autobiografico, però è molta parte così, appassionato anche lui di viaggi con questa motocicletta eccetera, però ovviamente il personaggio qua rimane in quei luoghi. E forse è quello spirito, quell'anima di Kosei che vorrebbe essere rimasta là in quei luoghi così diversi, così lontani appunto da quell'Occidente che Kosei conosce e vive. E quindi una serie che mi ha saputo stupire e che ho rivalutato sicuramente per certe storie in positivo, come quelle che vi ho segnalato centralmente sono davvero davvero belle, roba da otto. Altre, come vi ho detto, soprattutto verso la fine o all'inizio, super inizio, che stenta un po' più a carburare sia come disegno sia un po' per cercare di capire un po' proprio il personaggio, di inquadrarlo, che è un po' più basso. In una media di una serie che nel complesso mi sento di dargli un comodo 7-7,5 complessivamente. Questo perché, ribadisco, come tratto rispetto alle altre opere francesi rimane comunque un po' distante dai miei gusti, pur avendoli in parte incrociati. Dopo qualche albo ho iniziato a, come dire, fare l'abitudine un po' al segno e iniziare un po' a entrare proprio nel segno, e anche e soprattutto, ribadisco, nel modo di scrivere di cose che dopo un po' diventa quell'avventura con quei temi, con quelle atmosfere che magari più difficilmente poi ritrovi in altre un po' più basate sul thriller, un po' più basate sull'avventura di un altro tipo. Quindi Jonathan si segnala proprio per la sua singolarità di essere un'avventura sospesa, più, come dire, più mistica, più con quei toni lì. Cioè, se capite, se conoscete un po' il Nepal, il Tibet e quelle che sono le realtà di quelle zone là, questa è un po' la serie di quei luoghi. E quindi questi villaggi molto poveri, queste lande completamente desolate per tantissimo spazio, e quindi è un po' anche in certi casi quasi quel west ancora, quel tipo di avventura, non dico western, però veramente con quei paesaggi desolati in cui c'è pochissima civiltà per tantissimi chilometri. E quindi risulta un po' affascinante, come lo è per molte persone andare a conoscere con i viaggi, lo è anche spiritualmente sicuramente per i personaggi e per chi ricerca la tradizione, vuol conoscere la tradizione di certe culture. Spero almeno in parte di avervi restituito quelli che sono questi toni, le atmosfere, e di consigliarvela se spesso le ricercate, se siete appassionati di questo. Non dico che sia una delle serie da preferire, però è meglio di tante altre a volte commercialate. Mentre leggendolo ho capito perché appunto viene spesso citata tra i capolavori della bande dessinée, e in questo caso della bande dessinée, diciamo, di cicli di avventura, il motivo per cui è stata voluta inserire all'interno di questa collana insieme ad altri nomi clamorosi.
Questo è tutto anche per questa volta, per questo approfondimento di questa serie francese. Fatemi sapere nei commenti se anche voi l'avete conosciuta, se vi ha intrigato, se volete conoscere qualche cosa di più. Scrivetemi nei commenti qui sotto. Mi ha stupito in positivo, magari ad alcuni di voi potrebbe stupire altrettanto in positivo. Logico che non la consiglio appunto a tutti coloro soprattutto che non sono disposti a farsi permeare un po' da queste atmosfere davvero particolari. Grazie a tutti, se volete lasciare un commento e un pollicione se questo approfondimento di queste serie vi intriga. Per tutto il resto ci si vede a un prossimo video. Ciao, da Viper.